Let's go bitches e benvenuti a quest'altro episodio, a questo nuovo episodio di Nella mente di Power, in questo caso voglio parlarvi di questa heal e comunque del modo in cui si dovrebbe giocare postazione, cosa dovrebbe fare un SMG Support Objective? Bene, come vedete la postazione è rossa e come vedete entrambi, eh, sto giocando qua con gli domina Logic, eh, i miei compagni sono rinati splittati, cioè io mi trovo assieme a Savi Ultras da una parte mentre invece Relix e Lumbast sono dall'altra. Allora cosa si fa in questo caso? Dove rinasce? I nemici cosa succederà? Bene, proseguiamo con il video. Qui uccido una persona. Proseguiamo avanti. La heal la prendiamo grazie Lombast che fa una kill. E guardate la situazione: qual è? Solo una persona, che è l'Ombast, si trova sul retro della heal e si trova esattamente qui. Io, come vedete, e ora verrà ucciso. Cosa succede in una situazione come questa? Dove rinasceranno i nemici? Allora, ovviamente, come già state vedendo, Riri. È rinato praticamente uh, dietro al Rosso, dietro all'Alley, al non so come, come chiamarla in italiano, ma um, Vietta, non lo so come lo chiamate, ma comunque la stradina che si trova dietro a Shop, a Rosso, ad Hardware, non so come lo chiamate, comunque vi farò vedere. Ora vediamo quando muore, guardate dove rinasce, intendo, no, più avanti, scusatemi, sono andato troppo dietro, deve morire. Ecco, ora vedete questo punto dove è rinato. Quando, rinasce, eh, quando rinascono qui i nemici, gli, eh, in questo gioco gli SMG si devono preoccupare di fare i cut-off. Cosa vuol dire fare i cut-off? Gli SMG, il loro lavoro principale è quello di rompere la hill, di entrare all'interno, di uccidere gli avversari. E una volta fatto, non è quello di stare dentro e prendere i punti perché sarebbero inutili, perché si dovrebbero nascondere in un angolo e fare una kill alle persone che entrano dentro la hill. E molte volte è difficile, specialmente un hill come questa. Cosa devono fare gli SMG? Correre fuori e uccidere subito le persone che sono spawnate. In questo modo, guardate i Riri Sponato ed è morto, ho visto un'altra persona Mi nascondo, mi faccio aiutare dal mio compagno Che si trova in uh, L o zig zag E sto parlando di Helix. Una volta fatto questo, cosa faccio? Corro subito al prossimo spawn, ora Ritorniamo sulla visuale di riri, vi voglio far vedere Dove è spawnato. allora guardate ora Dove spona riri, spona dietro rosso Co Insieme a cambo e che abbiamo ucciso prima Insieme comunque all'altra persona che ha ucciso Relix. Quindi ora andando sulla mia visuale Guardate quello che succede Io corro subito addosso a loro e li continuo a killare In questo modo le persone dentro la hill Hanno meno pressure ok sono morto Che vuol dire hanno meno pressure Hanno meno pressione all'interno della hill E possono essere più libere di fare i punti Di guardare da dove arrivano gli avversari eccetera eccetera Quindi eh, ragazzi dovete sempre ricordarvi Che dovete imparare benissimo Gli spawn conoscere la memoria E sapere in base a dove si trova i vostri compagni, guardate la minimappa in questo caso, guardate dove sono i miei compagni di squadra. Cosa vuol dire? Che gli avversari. L'unico punto in cui possono rinascere è dietro rosso: è dietro rosso. Ma perché dietro rosso? Riuscite a capire il perché? Perché io e Relix abbiamo appena fatto le kill. Comunque, nella parte centrale della mappa, dove avete visto Riri e quell'altro giocatore arrivare con il Tempest, di cui non mi ricordo il nome, che ora voglio vedere, dovrebbe essere Bold Ryan. Fammi vedere, sì, Bold Ryan. dovrebbe essere, ma non vorrei sbagliarmi. Quindi, ragazzi, vi dovete ricordare sempre. No, era Necrom, scusate. Vi dovete ricordare sempre che gli spawn dovete essere con gli SMG. Diciamo, delle sorte di cani da caccia dovete correre addosso allo spawn e cercare di eliminare gli avversari che vengono dallo spawn. Questo perché? Perché gli R si sì, possono farlo stando in un head glitch, ma in una zona come questa dove si possono mettere gli R? O fanno quello che ho fatto io con l'SMG stando più indietro e sfruttano il fatto di avere comunque un'arma per fare long range. O in questo caso, beh, l'unica cosa che vi posso dire, ragazzi, è cercare di stare all'interno della heal e fare i punti al posto degli SMG. Come vedete, questa è la cosa che dovreste fare: uscire fuori, fare le kill a quelli che pushano e dopo averli uccisi correre subito alle altre persone che pushano e uccidere anche loro in modo da prendere più punti possibile io vi saluto Betch spero vi sia piaciuto quest'altro episodio di Nella mente di Power io sono Power il vostro giocatore di cod preferito Let's go bitches.